Allora, stiamo calmi, lo dico a me. Non so se vi ricordate che vi avevo detto in un video, non mi ricordo quanto, che avevo preso o che desideravo per la verità un regalo per il mio compleanno. E alla fine, insomma, facendo un po' una colletta tra un po' io, un po' il mio compagno, un po' la mia famiglia, alla fine sono riuscita. Non è arrivato per il mio compleanno, ci ha messo un pochino di più di quello che pensavo, ma comunque è arrivato oggi. E io sono in uno stato, sono emozionatissima. E ho aspettato, cioè adesso l'ho preso subito, non è che ho aspettato tanto, sono appena andata giù a prenderlo, che me l'ha portato il corriere, però ho detto, ci devo aprirlo con loro, per cui adesso mi vedete così in velocità. Non mi sono minimamente preparata perché vorrei aprirlo insieme a voi. Guardatelo, è ancora sigillato. Io sono veramente molto 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 emozionata, come una bambina, ve lo giuro, cioè, non so, queste cose qua. Io spero che tra l'altro se ne sia valsa la pena, perché insomma non è che sia proprio una cosetta da poco, eh. Vediamo se riusciamo. Quanta colla hanno messo? Allora, questo via, questo via. Eccola, che non si vedeva, c'era troppa luce. Eccola qua. È una figata o no? Mi dimentico di guardarvi là e guardo là perché la sto guardando. Dio mio. Allora, mamma è piccolissima, io non lo so. In tutto questo mese ho, non lo so, ho immaginato mille cose che avrei potuto fare. Vabbè, lasciamo stare, ma perché sono veramente, non so, a voi sembrerà una roba assurda, però io sono emozionatissima, perché non è, cioè, voglio dire, non è che compro continuamente cose, magari, così. E allora, è da tanto che avevo pensato a un action cam, nel senso che, non lo so, io mi sono accorta di tante cose che mi riguardano e riguardano il mio modo di fare un po' fotografia e un po' video. Io già non amo, adesso mi fermo un attimo, io non amo tantissimo il treppiede, devo averlo detto più di qualche volta, e mi rendo conto che la fotografia statica, quella di pazienza, quella dove bisogna mettersi lì a studiare le cose, non fa proprio per me. Io non, e mi dispiace, perché secondo me quel tipo di fotografia dà degli ottimi risultati, e chi è preciso, meticoloso, fa delle fotografie splendide. Io sono nella vita assolutamente rigorosa, cioè non sono per nulla né istintiva, né mi piace mettere sempre tutto giù bene, pensare bene alle cose, però mi accorgo che in quella che è invece una forma espressiva come la fotografia, come può essere magari anche il disegno, è proprio tutto più veloce per me, è tutto più istintivo, è tutto più, anche con poca pazienza, magari a volte anche con un filo di ansia troppa quando faccio foto, no? Che non ho, ve l'ho già detto, non mi metto lì. E ho detto, secondo me l'action cam è una cosa che può andare bene per me, perché io ho bisogno di qualcosa di piccolo, di maneggevole, che non sia faticoso da portare dietro, che non abbia 100.000 cose da sistemare, da fare, e il peso, gli obiettivi, cambia. Insomma, io ho bisogno di qualcosa che sia sempre con me quando mi coglie la voglia di fare qualcosa, senza dover spendere 20.000 ore per aggiustarla. E ero in realtà orientata ad una GoPro, non le ultime perché costano un sacco, però poi ho visto l'uscita, siccome io della Insta360 non avevo sentito parlare benissimo, l'avevo messa da parte, ma poi è uscita la Insta360 Go 2 e mi è parsa decisamente diversa. Ho guardato diverse recensioni prima di, insomma, ho deciso che poteva andare bene. Adesso basta chiacchiere. Vabbè, io, cioè, voi non potete capire. L'emozione. Non è meravigliosa, è piccolissima. Mamma mia. È magnetica.
perché si può. Vabbè, allora farò un video dedicato meglio, con più calma, a tutti gli accessori, anche perché vorrei provarla e dirvi insomma un pochino come funziona e quello che penso. Cioè, non è minimamente una sponsorizzata, ve lo dico, cioè, magari sapete che io... Allora, qui c'è il magnete, non voglio essere presa dall'agitazione perché ho paura di rompere qualcosa. Allora, qui abbiamo tutte le varie cose, poi io mi dovrò leggere molto molto bene tutte le istruzioni e già mi viene l'ansia, ma guarda, mi hanno dato anche l'adesivo. Questo lo posso mettere sulla roulotte, ma voi avete... cioè... mamma, l'odore di nuovo, Dio, che figata. E cioè, nel momento in cui si potrà finalmente, vabbè, adesso un pochino forse ci si può muovere, ma non parliamo, cioè le cose che, vabbè, ma allora, questo che ovviamente l'avevo visto, che cioè voi la inserite, ma vabbè, ma questo lo... è inutile che lo facciamo adesso, sono troppo agitata, volevo solo aprire con voi questo meraviglioso regalo. Io non lo so, mi sto commuovendo, io sono veramente come una bambina in questi casi e... Dio, si è accesa, presto connect, no, basta, chiudo, mi viene l'ansia, con calma, una cosa alla volta. E niente, io sono felicissima e niente, volevo condividere con voi questa cosa perché come sapete, per me di tutti i social YouTube è quello che sento più mio, che più mi appartiene, e trovo che sia una bellissima comunità quella di YouTube, per cui mi perdonerete questo video caotico e un po' così e breve e probabilmente senza senso, ma io sono felicissima. Al prossimo video, non so quando, ve lo dico, in cui avrò capito bene come funziona e in cui avrò fatto qualche prova. Ciao!